Oggi analizziamo, guardiamo come realizzo le mie fotografie in studio, dalla preparazione del set fino alla post-produzione. La prima parte che realizzo è quella della preparazione del set e consiste in piccoli passaggi ma fondamentali. La prima è vedere la prova luci, quindi spostare il fondale, mettere a posto la luce, capire se funziona, se va tutto bene, se c'è qualche problema, varie cose, e poi un paio di scatti di prova da cui io faccio soggetto io stesso, oppure uso qualche pupazzo o qualche cosa per vedere se va tutto bene. Una prova luci lineare basica di 5 minuti con l'allestimento del set, ma facile facile. Poi passo a una fase di studio del soggetto, se possibile, quindi rispetto alle sue caratteristiche, se ha delle fotografie Instagram, se ha una fotografia di profilo WhatsApp o qualcosa, qualche sua referenza, vedo un pochino come potrei giocare con le luci, quindi una fase di studio ancora prima che lui arrivi in studio. E poi, per ultima cosa, cerco di capire le sue richieste, quindi guardo quelle le tipologie di fotografia che vuole fare. Per esempio, alcune persone vengono qua e mi dicono: ciao, guarda, voglio una fotografia come questa, me la fai uguale per favore, ok? E io gliene faccio tipo due uguali e poi vario e ci aggiungo del mio, perché ovviamente copiare sì, ma fino a un certo punto. Altra cosa importantissima che faccio fare appena il cliente arriva in studio, quindi prima di accendere la macchina fotografica, è fargli firmare una liberatoria sui diritti d'immagine. Ricordatevi che ogni fotografia che fate, se la fate a una persona soprattutto, può essere un po' compromettente, ci sono mille cose attorno. Io non sono un avvocato, non andrò a studiare legge, però c'ho un modulo che so che va bene e che è quello e che deve il cliente deve firmare, così non c'è nessun tipo di problema sull'immagine, sui diritti dell'immagine, tutte quelle cose lì, e io posso mettere le fotografie su Instagram, sul mio sito web, ovunque voglio, su tutti i miei canali. Poi, appena la persona arriva in studio, che si tranquillizza, mette a posto le sue cose, magari si offre qualcosa da bere, molto molto tranquilla deve essere la situazione. Non mettete mai fretta al cliente, perché dovete essere tranquilli voi in primis e trasmettere questa tranquillità al cliente, così che semplicemente lui possa essere a suo agio e possa mettere le mani come vuole, possa posare come vuole, come meglio crede, così da risultare anche più naturale attraverso l'obiettivo e quindi con una fotografia migliore. Soprattutto, ragazzi, sappiatelo, quando una persona non è a suo agio nella fotografia si vede tantissimo. All'inizio magari non ve ne accorgete, cioè scattate la foto e dite vabbè, è la bella, mi piace, poi la vedi in post-produzione più grande sul computer e dici cavolo, però come ti dice questo soggetto, poi non era per niente a suo agio. Ecco, l'importante è mettere a proprio agio le persone perché possano essere più naturali possibili. E noterete sempre che la prima fotografia che fate è completamente diversa dall'ultima che fate all'interno di un servizio, proprio per questo concetto qua. Normalmente durante la fase di scatto muovo molto la luce da una parte all'altra, sia da destra che da sinistra, rispetto a vari stili di illuminazione che non guarderemo oggi, farò un video sui ritratti in studio più avanti. E però muovete la luce, create delle fotografie dinamiche e non tutte uguali con la stessa luce, perché sennò uno va a farsi fare le fototessere e voi non servite più assolutamente a niente. Voi dovete catturare il soggetto e valorizzarlo tramite la luce. Se una persona ha degli zigomi molto grandi, per esempio, dovete utilizzare una luce diversa, con una colorazione diversa, rispetto a una persona che invece ha il doppio mento e gli zigomi piccoli, per idea. Nel frattempo non fate vedere troppo le vostre foto, nel senso il cliente sicuramente vi chiederà di vederle, voi fatele vedere a piccole dosi, tipo io durante un servizio di un'ora mi faccio 2-3 pause e io vi faccio vedere di base la fotografia. Normalmente io, dato che ne dispongo, non faccio mai vedere dallo schermetto della fotocamera, perché non è calibrato bene, bruttino, è scavo, è piccolo, e poi soprattutto se facciamo vedere al soggetto qualcosa che non piace si rigidirà e si sentirà meno a suo agio. Di solito attacco la SD al volo all'iPad mini, che di cui vi ho parlato tra l'altro nell'ultimo video della mia attrezzatura, e faccio vedere un'anteprima da quello, così che c'è più scioltezza, c'è un attimo di pausa, si può staccare dalla luce, può rilassarsi completamente e poi vedere che le fotografie di fatto sono venute bene, perché insomma se faccio io le fotografie vengono bene.
Per la parte invece di post-produzione organizzo il mio lavoro secondo questa scaletta. Faccio una schermatura iniziale io, una volta che ho attaccato le fotografie al alla schedina al computer, posso vedere tutte le fotografie, quindi cancello quelle in cui chiudo gli occhi, quelle mosse, quelle fuori fuoco. Poi successivamente prendo queste fotografie, ci faccio una mini color di base su Lightroom, le esporto a qualità bassa con una filigrana davanti, che è il mio archio, le mando al cliente numerate così che le possa scegliere. Il cliente mi comunica per mail, per messaggio, qualsiasi cosa, che fotografie ha scelto e successivamente io post-produco quelle fotografie. Quindi una volta che lui mi ha detto le fotografie che ha scelto e una volta che io le ho post-prodotte, quindi sono andato a fare tutto un lavoro di ritocco che non andremo a vedere oggi, ma che vi presenterò in un video a parte. Dopo aver fatto tutto questo lavoro, io invio al cliente tutte queste immagini richieste in qualità massima, con tutte le cose del caso che servono, e basta, e il lavoro qui è finito. Sì, vabbè, però quanto ti fai pagare? Cioè, 1000 euro, 500, 250, 50, 25, 66, 32? No, cioè, nel senso, dipende da cosa un cliente viene a chiedermi. Ovviamente se un cliente gli servono 5 ritratti per le fotografie su Instagram, la sessione di foto alla fine 40 minuti in studio, poi a casa gli mando e lui sceglie 5-6 foto, alla fine non faccio pagare come magari potrei far pagare uno che mi chiede 20 foto con un'ora di sessione, perché le vuole professionali, per lo studio, non so, lo studio legale, uno studentistico, un personal trainer, qualcuno che gli serve una fotografia per l'università, per il curriculum, sono cose completamente diverse. Quindi, non parleremo ovviamente di cifre, perché cioè, venite da me, fate fare un servizio e poi vedete quanto costa, perché ovviamente è tutto soggettivo, è tutto, cioè, cambia di volta in volta, potrei dirvi 100, potrei dirvi 150, poi potrei dirvi 50, poi potrei dirvi 25, no, beh, 25 ragazzi, no, e adesso ok, la dignità umana ha un prezzo, ma proprio perché la dignità umana ha un prezzo dovete ricordarvi una cosa importantissima, ovvero che non ci vuole mezz'ora per post produrre una fotografia, ricordatelo, è importantissimo. La dignità umana, il vostro tempo hanno un prezzo. Se voi fate 20 fotografie e per ogni fotografia perdete mezz'ora, è una cosa completamente inutile. Fate la color di base, gliela mandate in bassa risoluzione. Una volta che lui ha scelto la vostra fotografia con la color di base in alta risoluzione, ce l'avete già a casa. La post producete, la prima foto puoi chiedervi 6, 7, 8 minuti per capire un pochino dove ha il bufoletto, dove ha il capello fuori, dove ha la peluzza da togliere, dove ha le occhiaie, come trattare le occhiaie. Poi quelle dopo è un processo quasi automatico e dovete essere veloci a farlo. Non potete pensare di fare 20 fotografie in 5 ore, cioè è impensabile, ma nemmeno in 2, cioè dovete proprio essere veloci, veloci, rapidi e ottimizzare il vostro tempo, perché così potete fare più fotografie. Quindi questo è come io gestisco personalmente le mie fotografie in studio. Se volete vedere il mio studio lo trovate qua in descrizione del video in cui ne parlo, se volete vedere l'attrezzatura che io utilizzo per le mie fotografie e per i miei video la trovate sempre qua sotto in descrizione o qua nelle schede. Noi ci vediamo in un prossimo video, io sono Gio, ci vediamo in un prossimo video. Cioè, noi ci vediamo nel prossimo video, io sono Joe e ci vediamo nel prossimo video. Figa mago della comunicazione!